Diciamo nella presenza di un poeta, no? Questa sera questo poeta tutti conoscete, sanno, quelli che vengono qua a Salotto lo sanno, perché abbiamo sempre Guido Catalano, si è spinto fin sulle risaie a Vercelli, capito? Per una sera che non ci sono ancora, è andato adesso perché poi lo sarebbe. Allora diciamo, ci servirebbe un momento di poesia. Purtroppo abbiamo qui l'altro nostro più che poeta, più prosaico, lui, diciamo. Jimmy, però stasera non te la sentire, Jimmy. Non se la sentire, Jimmy. Vai, Jimmy! Non se la sente, Jimmy. Non farsi pregare. Si è messo dietro l'angolino. Niente, una roba così. Due parole? Due parole. Ma perché il poeta, si sapete, anche così. Cioè, non è che tutte le sere il poeta è poeta, no? Stasera. Ma io sono un poeta. No, esatto. È un poetico, è un poetico. Allora, diciamo, per sopperire a questa mancanza, noi abbiamo scelto un'altra poesia, una favola, diciamo, una favola, vorremmo così raccontarvi una favola molto velocemente. E avere la chitarra che comunque una favola sempre musicale, che se devo farla io non è che posso farla, no. Una favola musicale scritta da Gogol, che si chiama Era, sembra una favola importante che adesso vedremo anche di sviluppare. Oh!